Ed eccoci, sono a fianco di Alessandra Mancaruso, ce l'abbiamo fatta. Buona domenica. No, ci siamo visti ultimamente, ma non ci vedevamo da tanto. Lei ha vinto, tra le altre cose, anche Ti va di cantare, il nostro talent. E allora facciamo così, prima di raccontarci, ci fai sentire una bella canzone. Volentieri. Signori, ti do l'afta, guarda la balletta d'eccezione stamattina. Alessandra Mancaruso. I could have said goodbye.
Sandra Mancaruso, accomodati. Grazie. Io ti rifaccio da valletto. Grazie. Prego. Alessandra, che voce. Oh, grazie. Non voglio dire, ma penso che te l'abbiano detto in tanti. No, come stai, Ciro? Io sto bene, tu? Io sto bene. Noi, è bello, è curioso, no? Mentre cantavi ho visto anche delle foto di quanto poi si cambi in pochi anni, nel senso che ci siamo conosciuti in un momento di piena spensieratezza, un periodo fantastico sia per me che per te. Adesso sei donna, matura, mamma, moglie, hai anche intrapreso un percorso artistico, hai scelto bene qual è la tua strada, no? Sì, perché sì, poi sì, voglio sì. dire, non è che si è cantanti solo se si fanno 3 dischi ogni 2 anni, e si è cantanti anche se si pensa di girare per locali. Assolutamente. E tu sì, fai assolutamente. Questo insieme a tuo marito da tanto tempo, sì. Frequenti anche dei locali molto importanti, prestigiosi, quindi hai intrapreso veramente una bella carriera che però il Covid ha interrotto, si spera momentaneamente. Ma sicuramente ha interrotto. Sì. Che mamma sei, Ale? Ecco, partiamo da questo, perché ho visto le foto di tuo piccolo Gabriele. La famiglia ha preso il sopravvento, anche nel racconto sì. Ci hai inviato delle foto dove la famiglia compare, sì. compare molto spesso, quindi vuol dire che è una gran bella fetta della tua vita attualmente. È la mia vita. Vedi? È la mia vita. La mia famiglia prima di tutto, prima di mio marito mio figlio, non beh. Me ne vorrà sicuramente, però prima di mio marito mio figlio. 4 anni a breve di uomo. 4 anni, a breve 4 anni, è un bimbo che ovviamente mi ha cambiato la vita, in meglio, solo in meglio. È un batterista. Vedi? È un batterista. Il DNA è quello, con due genitori. Sì. È un batterista. E tu sei una mamma chioccia? No, oppure? No, assolutamente no. A me, infatti lui è molto, molto, molto socievole. Mi dispiace che non ha potuto iniziare la scuola a settembre, a causa ovviamente lei del Covid. A settembre però prossimo, a settembre si spera che possa. Senti, andare facciamo a scuola. Invece un passo indietro. La musica quando entra nella tua vita? Ma da bimba ovviamente, da bimba entra nella mia vita. Mio padre che mi faceva ascoltare le canzoni di Eric Clapton, mi ha martellato lui, Eric Clapton, i Queen, di tutto di più, quindi da bambina sono stata indirizzata. Tra l'altra cosa anche tua sorella, no? Ha sì, una sì, gran sì, bella sì. voce. Anche mia sorella, però mia sorella poi ha scelto altro, tu invece altro. Hai insistito. Io sì, su ho insistito, strana. Anche perché diciamo che la mia carriera musicale ha avuto una svolta nel 2015. Nel 2015 sono partita per Capri, per una pasquetta, dove c'era questo ragazzo che poi è diventato, che poi è diventato tuo marito, dopo 2 anni mio marito. E io devo molto, perché per me la riconoscenza è molto importante, io devo molto alla famiglia Fierro, ad Aurelio e Fabrizio Fierro, che sono che stati famiglia. Sì, la mia famiglia musicale, tant'è che poi Aurelio me lo sono scelto come testimone di nozze, quindi io a loro devo davvero molto. Perché insomma da questo incontro poi c'è stata la svolta di quella che è la tua carriera, cantato, ecco, certo. Veramente per persone e locali molto prestigiosi, se sì. vuoi puoi anche nominare, non ci... No, vabbè, il mio duetto storico, quello là proprio che resterà per me, ecco, nella storia, è quello con Mariah Carey a Capri. Giusto per. Giusto abbiamo, per. Mi hai mandato la foto? Una foto la dovresti vediamola, avere, vediamola, sì. Ma vediamo se ci compare tra un po'. Raccontaci, com'è ma, lei? Ma Ciro, ti dico proprio che era una di quelle serate di luglio dove ovviamente essendo in settimana la gente lavora ancora, quindi mm-hmm. non essendo né sabato né domenica né venerdì, ci siete rilassati un po'? Ci siamo rilassati. E chi gli arriva? Altri erano impegnati a Napoli per altro, io sono rimasta poverina da sola a Capri e all'improvviso c'è questa scampanellata, noi lavoravamo mm-hmm. in un locale
un po' sottoterra, e a un certo punto c'è questa scampanellata che ci faceva capire che stava scendendo un personaggio illustre. E niente, ecco, mi sono ritrovata. Ecco, è passata. È passata, mi sono ritrovata. Arriva lei. Questa signora che insomma, poi a te piaceva anche durante Ti va di cantare, sì, no? Sì, a me sempre piaciuta. E com'è nato sto duetto? Cioè, lei si è data... Io per rispetto, perché comunque era Mariah Carey, sono scesa dal palco e mi sono sentita tirare il braccio, a un certo punto, stay here, sing with me, io, va bene, ok, non ci sono problemi, tutto quello che vuoi. Faccio tutto normalmente. Grande emozione. È stata un'oretta con noi e poi è andata via. Che bello. Bellissimo, certo, penso che non mi succederà mai più nella vita. Beh, questo però, sicuramente nella tua carriera è una gran bella macchia felice, no? Assolutamente sì, assolutamente. Invece sì. Invece qualche ricordo, a parte Ti va di cantare che hai vinto, lo diciamo, ci togliamo già un ricordo, sì, di un'esperienza che è stata bella e brutta. No, allora tu devi sapere che io nei provini non sono molto forte, non sono molto fortunata, quindi tutti quelli che ho tentato non mi sono andati particolarmente bene, no. Però poi diciamo che sono molto più ferrata, ecco, nel live, non mi sento molto a mio agio davanti alla telecamera, però poi nel complesso non mi posso lamentare. Ma io ricordo che io ti senti in un locale, se non erro. Sì, era un locale ad Agnano. Per convincerla a fare il totale, che poi era anche molto diffidente. Sì. Anche perché, diciamo, arrivò un periodo a Napoli dove le fregature erano un po' dietro l'angolo, no? Ne abbiamo prese tante. Chi voleva, tutti chi ne vuole abbiamo fare prese tante. Questo, ecco, un consiglio che ti senti di dare a chi vuole intraprendere la tua carriera? Purtroppo non ci sono consigli da dare, buona parte è dettata anche dalla fortuna, bisogna anche dire la verità. Purtroppo sì. È dettata anche dalla fortuna, devi essere fortunato, il luogo giusto al momento giusto, la persona con giusta. La persona giusta, questo è alla fine. Però credo che la formazione e lo studio sia sempre molto importante. Assolutamente sì. Oggi ci si improvvisa spesso. Ma tanti sono improvvisati. Ne incontriamo e tanti sono bravi, devo dire la verità. È vero. Bisogna sempre vedere. Soprattutto a Napoli abbiamo tantissimi talenti. Mezzo vuoto. Senti, musicalmente hai scelto di fare quello che vuoi e si è appagata. Ti sei sposata. Sì. C'hai un figlio. Sì. C'è spazio ancora per i sogni? Ce l'hai ancora un sogno da realizzare? Ma io i sogni li avrò fin quando sarò viva, insomma. Quindi a lungo. È un qualcosa che ti piacerebbe portare a termine? La verità, mi vorrei finire di laureare. Ecco. In archeologia e storia dell'arte. Ho lasciato tutto così come stava per diciamo dare, che hai avuto tanto da fare, perciò hai lasciato. Per dare spazio, vabbè, sono stata anche molto lenta. È una soddisfazione personale che avrei voluto anche dare ai miei genitori, sì, che comunque hanno fatto tanti sacrifici per far studiare me, per far studiare mia sorella. Quindi è una cosa che... Ho 35 anni, è una cosa che mi piacerebbe portare a termine. Ale, noi dobbiamo ringraziare Union Group, in modo particolare sì. Caffè Passa l'Acqua, perché ci offre questa rubrica. E se chiamate a questo numerino 081, lo guardiamo insieme, 869 47 35, avrete anche uno sconto perché siete telespettatori di Domenica Like. Ecco, io mi preparo un caffè per me e per la nostra amica Alessandra. Oh, grazie. Ti piace il caffè? Sì, mi piace il caffè. So che lo preferisci amaro. Sì, grazie. E io te lo preparo amaro perché gli ospiti bisogna sempre accontentarli, giusto? Senti, la prima canzone che vorrei cantare quando ti ritroverai in un locale con il pubblico? Ci hai già pensato? No, guarda, anche Heidi mi andrebbe benissimo. Basta anche che Heidi. Torno a lavorare, basta che torno a cantare, poi non, hai ragione, ci non manca, ho particolari richieste, ecco. Ci manca veramente mi tanto, manca, mi manca ma molto. A quanto pare Alessà manca poco. Caffè per grazie. Te. Ci crediamo che manca poco? Sì, ci voglio credere, ci dobbiamo credere, anche perché siamo un poco tutti stanchi della situazione, vorremmo stanchi. Anche tornare un po'. Ha una parvenza di normalità sempre. Cosa ti ha tolto questo Covid? Gli affetti. Non solo, ecco.
prevalentemente gli affetti. Io che comunque con la mia famiglia sono legatissima, grandi tavolate, insomma, che ci sono mancate, è vero? Sì, quindi particolarmente gli affetti. Io sono molto legata alla mia famiglia, alla famiglia di mio marito, alla famiglia Firro. Anche la famiglia Firro, sì, molto. Com'è questo pasta all'acqua? Vediamo. È buono, eh? È buonissimo. Grazie Dino, grazie a Union Group. È buonissimo. Per questo caffè. Ce la fai sentire un'altra canzone? Volentieri. Quale? Ti faccio sentire This Is Me. Oggi proprio tutti i pezzi così, insomma, È un pezzo allegro. Però diciamo, è difficile. Guarda, che ho sentito che parlerai in seguito di Malika. Sì. E This Is Me è proprio una di quelle canzoni contro il pregiudizio. Quindi casca proprio a fagiolo. È vero. E se la cosa più triste qual è? Che bisogna fare canzoni contro il pregiudizio, bisogna parlare ancora di questo. Quando la smetteremo? Non ho capito. Quando la smetteremo di raccontare queste storie? Quando... Ecco, quando sparirà l'ignoranza. Tu sei mamma, no? Sì. Ecco, io ho tentato di avere ospite alcuni genitori, però rispetto anche c'è chi non si sente ancora pronto, no, di parlare di alcune tematiche. Tu da mamma cosa ti senti di dire di fronte a una situazione del genere? Ciro, l'amore è una forma. Adesso, se io voglio essere diversa, senza ledere a quello che comunque sono è il pensiero degli altri, sono libera e sono in diritto di farlo senza che nessuno si permetta di giudicarmi. Io così è. Penso questo, e davvero è da sciocchi ancora pensare: ah, tu sei omosessuale. Allora, l'omosessualità non è una malattia, è un modo di essere. È un modo di essere, è un modo di amare. Io posso amare una donna, tu puoi amare un uomo. Si possono amare uomini e donne, nessuno è in diritto di poter dire se è giusto o è sbagliato. Sono d'accordo con te e credo che tu da mamma di tuo figlio ti preoccupano altre cose, no? Assolutamente sì, non chi amerà in futuro. Ecco, grazie anche per queste parole, grazie anche per la canzone, e ti ritorno a fare da valletto. Sì, grazie. Di Vipni, ecco una canzone che hai ragione, cade proprio a pennello. Sistema la tua, aspetta. Guarda, facciamo così. Mandiamola via. Ma grazie. Grazie al mio splendido balletto della giornata. Prego, Alessandra Mancaruso. I'm not a stranger to the dark. Say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the sharpest words would have cut me down, I'm gonna say the sharpest words.
Dobbiamo dirlo. Alessandra Mancaruso, senti, grazie, tu canti grazie. Benissimo, però un'altra cosa ti è riuscita proprio bene. Sì, ti voglio presentare, sì, ti voglio presentare il batterista, facciamolo venire qua. Accomodati. Vieni Gabriele, vieni. Eccolo. Ciao. Eccolo qua, ma guardate che meraviglia, guardate. Guarda, complimenti. Come ha cantato mamma? Bene. Quindi lui ha detto che ha cantato bene. Grazie Ale, torna grazie quando vuoi, vediamoci, creiamo cose insieme. Quando vuoi, sono a completa disposizione. Guarda la telecamerina lì, la 3, e dici, o la prima, quale guarda? Quella, la 1, dici pubblicità. Pubblicità. A tra poco, Alessandra Mancaruso e il piccolo Gabriele. Grazie. A tra poco, grazie.